Quello che vivremo questa sera avrà due momenti. Il primo sarà un po' la presentazione del tema della giornata e lo faremo a due voci, Maria Teresa ed io. Poi ci sarà il secondo momento invece dove Marco Cassuto Morselli, che vedete già, ma poi lo presenteremo meglio, ci parlerà un po' della Bibbia dell'amicizia, che è una bella iniziativa editoriale. Allora, per iniziare pensavo che per il tema forse sarebbe bello che leggessimo anche il brano di Geremia. Il tema è preso dal libro di Geremia, al capitolo 29, versetto 10. Leggiamo il brano in maniera che così poi anche noi quando parliamo, e intanto lo viviamo anche un po' come ascolto religioso, come momento di preghiera che facciamo insieme ascoltando questa parola. Dal libro di Geremia. Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al resto degli anziani in esilio, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il popolo che Nabucodonosor aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia. La mandò dopo che il re Econia, la regina madre, i dignitari di corte, i capi di Giuda e di Gerusalemme, gli artigiani e i fabbri erano partiti da Gerusalemme. Fu recata per mezzo di Elasà, figlio di Safan e di Gemaria, figlio di Chelchia, che Sedecia, re di Giuda, aveva inviati a Nabucodonosor, re di Babilonia, a Babilonia. Essa diceva: «Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia: costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti. Prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie. Scegliete mogli per i figli e maritate le figlie, e costoro abbiano figlie e figli. Lì moltiplicatevi e non diminuite. Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare e pregate per esso il Signore, perché dal benessere suo dipende il vostro». Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: «Non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini. Non date retta ai sogni che essi sognano, perché falsamente profetizzano nel mio nome. Io non li ho inviati». Oracolo del Signore. Pertanto così dice il Signore: «Quando saranno compiuti a Babilonia 70 anni, vi visiterò e realizzerò la mia buona promessa di ricondurvi in questo luogo. Io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, oracolo del Signore, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore. Mi lascerò trovare da voi, oracolo del Signore. Cambierò in meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho disperso, oracolo del Signore. Vi ricondurrò nel luogo da dove vi ho fatto deportare». Ecco, allora, il primo commento: siamo Maria, è un ebraista oramai di fama, la conosciamo bene, insegna anche all'Osti e all'Isra, quindi ha una buona conoscenza del mondo ebraico e sicuramente ci aiuterà a entrare dentro questo passo. Tolgo anch'io. Buonasera, un caro saluto a Mirella
con cui abbiamo lavorato davvero tanto, con l'amicizia ebraico-cristiana, ad Alberto Cavaglion, alle sue bellissime parole, e davvero speriamo che presto possa riaprire il centro, perché ci manca tanto. E Marco Morselli, non ci si vede da un po', è bello ritrovarsi, anche se online. E grazie a tutti voi, a chi è qui, a chi è a casa. E volevo dire, siamo molto in sintonia. Non ci eravamo messi d'accordo, ma ha fatto proprio quello che io speravo. Non avevo osato dirlo, perché sennò sembra sempre che le donne c'hanno sempre qualcosa che non va, e uno sempre di leggere il brano per intero. È molto difficile commentare un versetto preso singolarmente, e anche se questo scelto per il tema della giornata è davvero molto interessante. Apre tanti spunti, apre tante porte e si potrebbe trattare in diversi modi. Il tempo è limitato, io ho scelto alcuni punti e i primi punti erano proprio questo, il contesto letterario, storico, e partiamo proprio dall'inizio. Dove siamo? Allora, avete appena ascoltato, questo è il capitolo 29 del libro di Geremia, i versetti 1-23. Quel brano che è conosciuto anche come lettera di Geremia agli esiliati. Il versetto scelto per la giornata è il 10. A quando risale il testo? Allora, questo è molto difficile da dire con certezza, perché questo testo, il libro di Geremia nel suo insieme, e quindi anche questa parte, è frutto di diversi strati redazionali. Quindi, come sempre, sulla datazione dei testi biblici ci possono essere diverse opinioni. Ma diciamo che, più o meno, il testo può essere datato tra il 597 e il 587, sotto il regno di Sedecia. Quindi pochi decenni dopo la cosiddetta chiamata di Geremia a essere profeta, che è del 627. Come facciamo a saperlo? Perché si dice che ricevette questa chiamata nel 13° anno del regno di Giosia. Tra l'altro un personaggio molto importante, perché fautore di una riforma religiosa, e questo è un elemento che è importante tenere a mente per tutto quello che verrà dopo, per la storia che verrà dopo, in cui vengono aboliti tutti i culti non ammessi e viene sottolineata la centralità di Gerusalemme e del Tempio quanto al culto. Quindi il Tempio di Gerusalemme centrale nel culto. Quindi dal punto di vista storico noi siamo a cavallo tra VII e VI secolo a.C., quel momento di passaggio fondamentale per la storia ebraica. Io adesso non entro affatto nel dettaglio, perché non faccio una lezione di storia assolutamente, poi non sono una storica, ma proprio solo due punti importanti. Che cosa succede in quel periodo? C'è la conquista di Ninive da parte dei babilonesi, crolla l'impero assiro, in pochi anni Babilonia diventa la grande potenza del vicino Oriente antico. Nel 598 Nabucodonosor entra a Gerusalemme, pone l'assedio, poi seguono varie vicende politiche e militari, e nel 587 marcia nuovamente su Gerusalemme, assedia la città, ma stavolta la città viene saccheggiata, il Tempio viene distrutto per buona parte, non completamente, ma in buona parte distrutto, e gran parte della popolazione esiliata. Oggi noi sappiamo che furono esiliati soprattutto i benestanti, l'elite, e il Tempio appunto non fu distrutto completamente, ma anzi sicuramente rimase una qualche forma di culto. Ma di fatto quell'evento fu di una grandissima portata ed ebbe conseguenze anche molto importanti. Perché? Perché quel centro, prima dicevo, Giosia mette il Tempio di Gerusalemme come centro assoluto del culto, il Tempio non c'è più. O almeno non c'è più come era stato fino a quel momento. Il centro della spiritualità e della fede si sposta in Babilonia, una terra straniera. E allora ecco che quella catastrofe diventa oggetto di una riflessione molto importante e comincia a farsi strada l'idea
che la sorte del popolo sia la conseguenza della mancata fedeltà a Dio. Una delle voci forti di questo pensiero è appunto Geremia, un profeta. Allora qui vorrei solo dire due parole sulla figura del profeta in generale, perché noi spesso pensiamo a questi uomini e donne, perché c'erano profeti e profetesse, tra l'altro una molto importante, Huldah, proprio al tempo di Giosia, col ritrovamento del libro della legge. Quindi uomini e donne che in virtù di una rivelazione sapevano predire il futuro e lanciavano strali o regalavano grandi promesse. In realtà, però, i profeti non erano indovini, i profeti erano ben altro. E vorrei qui citare Rav Jonathan Sacks, un grandissimo studioso soprattutto di Bibbia ed etica, che ha lasciato tra l'altro moltissimo materiale, era davvero molto generoso in questo, e in rete si trovano molti suoi scritti, molte conferenze. Rav Sacks era solito dire che i profeti sono la voce della coscienza sociale. Il profeta non predice il futuro, ma mette in guardia sullo stesso. Cioè, cosa fa? Offre strumenti al popolo, innanzitutto perché il profeta ha un forte senso della storia, quindi sa ricordare al popolo quel che è stato, possiede chiavi di lettura per il presente e al tempo stesso prefigura quel che potrà succedere. Ovvero, in un certo senso, anche qual è la relazione tra un comportamento e le sue possibili conseguenze. Resta sempre all'uomo la libertà di scegliere. E dunque resta all'uomo l'assunzione di una responsabilità. Ma allora, come mai nel versetto scelto per la giornata di oggi ci sono parole forti e decise? Non c'è spazio per una scelta. Perché appunto nel versetto, lo rileggo velocemente, dice: al compimento dei 70 anni per Babilonia vi visiterò e compirò, realizzerò, manterrò, insomma, quello che è la mia promessa, oppure in ebraico c'è davar tov, la mia buona parola, ma è la stessa cosa, per farvi tornare in questo luogo. Ma se il profeta, abbiamo detto, è lì per mettere in guardia e non per dare certezze assolute, perché qui leggiamo un'affermazione così forte e decisa che non dipende dalle azioni del popolo? Ma forse perché qui Geremia ci dà una grande certezza, che è: anche se il popolo abbandona Dio, Dio non abbandonerà mai il popolo. E quel legame eterno e assoluto non è vincolato a una geografia, a un contesto sociale, a un edificio di culto. Ricordiamo che in quel momento il popolo è in terra straniera, il Tempio è stato distrutto, eppure Dio c'è anche lì. Il profeta ci dice che ovunque ci troviamo, qualunque sia la nostra condizione, resta la fedeltà, la buona parola, la buona promessa di Dio. Prendete mogli per i vostri figli, date marito alle vostre figlie perché facciano figli e figlie, moltiplicate là dove siete e non diminuite. Al popolo è chiesto questo: realizzare la vita, moltiplicarla, perché solo così si può sopravvivere a quell'esilio, nutrendo il desiderio di vita e di costruzione di una società. A volte è l'esilio che permette una crescita, perché spesso la lontananza dal già noto e l'incontro con qualcos'altro ci apre gli occhi e ci permette di dare vita anche a nuove espressioni di fede. Il profeta in sostanza ci dice che quel futuro dipende anche da noi e che l'unico punto imprescindibile è il legame con Dio e la sua fedeltà a noi. Sta a noi decidere se vogliamo celebrare la vita e fiorire ovunque ci troviamo, anche in esilio, anche lontani da quel che solo apparentemente ci dà sicurezza.
magari anche solo per imparare che la sicurezza ci viene dal legame con Dio e non da qualcos'altro, o comunque non solo. Il salmista dice che è difficile cantare quando si è in terra straniera, ma a me piace ricordare, qui concludere, con le parole di un grande scrittore israeliano, Aharon Appelfeld, che disse: a volte è proprio l'esilio a far sì che il canto esca più limpido. Grazie. Anch'io mi fermerò in modo particolare, dopo questa bella presentazione, sulle parole realizzerò la mia promessa, la mia buona promessa. E parto innanzitutto dalla promessa. E io non sono un biblista, ma provo a dire quello che questa parola ha suscitato dentro di me. La prima cosa che mi ha colpito, che ho un'osservazione, diciamo, preliminare in qualche modo, che non è una promessa sulle nuvole, ma è la mia buona promessa di ricondurvi in quel luogo, cioè la promessa della terra, che è una promessa che ha da una lunga storia partita da Abramo, che ha avuto una bella realizzazione con Davide e Salomone e che adesso, come è stato detto, è una promessa in crisi. Sempre sulla promessa vorrei proporre alcuni approfondimenti. Come già ha detto Maria Teresa, il termine che l'ebraico usa è la parola davar, parola. E questa parola, o meglio la radice di questa parola, è la stessa che è usata dal libro della Genesi per dire la creazione. Dio disse. E allora capiamo, mi viene da dire che la promessa non è semplicemente un auspicio, prometto che farò più buono, poi se magari ci riesco va bene, ma è una promessa che ha la capacità di operare, di cambiare. Realizzerò la mia buona promessa. Quindi non è un semplice impegno o un desiderio per il futuro, ha una capacità creativa, una capacità all'opera già fin da adesso. Appunto, poi la seconda cosa viene definita una promessa buona, una parola buona. Buona perché è una parola che consola, è una parola che promette, che annuncia una nuova creazione da parte di Dio e contemporaneamente però che mette già in azione anche questa nuova creazione. Cioè non è una cosa che viene rimandata semplicemente al futuro, è una cosa che parte già oggi. E in questo senso è buona, perché è qualcosa che cominci a sperimentare. Non l'abbiamo ancora sperimentato in pienezza nessuno, ma è qualcosa che cominciamo a sperimentare nella vita. Quindi in qualche modo la percepiamo vera, reale. Ed è proprio per questo appunto che è consolante, perché già vedi l'opera di Dio oggi in qualche modo, è promettente, però che anche ha una novità a cui in qualche modo ti devi aprire. Il terzo aspetto che mi viene da sottolineare sempre della promessa è che la promessa della terra da parte di Dio nella Bibbia viene sempre fatta all'interno di un patto di alleanza. Non è una promessa unilaterale di Dio, il Signore che sta lassù nel cielo e ti spedisce giù, io ti faccio questo regalo, ti prometto questo. Ma è una promessa che chiede all'uomo di entrare in relazione, una relazione di fedeltà con Lui. È quello che stiamo leggendo in questi giorni nel breviario con il Deuteronomio, Dio che promette la terra, ma che ti dice: tu osserva i miei comandamenti. Ed è una relazione essenzialmente di amicizia.
Guardando la storia biblica, e mi fermo semplicemente qui, noi vediamo tutta la fragilità di Israele, ma vediamo anche che Dio non viene meno alla sua fedeltà. E allora la promessa diventa il modo indissolubile con cui Dio si lega a Israele. In qualche modo è una maniera con cui Dio si dice: io sarò fedele sempre, che è quello che già dicevi tu prima. Quindi in questo senso ci accorgiamo però che questa promessa è davvero una buona promessa e che è uno strumento della fedeltà di Dio. Vorrei ancora dire invece qualcosa su Dio. È interessante che Dio si impegna in prima persona. Realizzerò. Ma si impegna in una maniera originale. Non ha fretta. Quando saranno compiuti a Babilonia 70 anni? Il Salmo dice che 70 sono gli anni della vita, 80 per i più robusti, cioè, quindi non è poco. Ma dall'altra parte, se è una promessa che ha una lunga gittata, non è lasciata al caso. Al versetto 13, quindi tre versetti dopo, leggiamo: io conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Voi mi invocherete, ricorrerete a me e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore, mi lascerò trovare da voi. Quindi è vero che i tempi non sono i nostri tempi, ma è altrettanto vero che sono progetti di pace, non di sventura. Il destinatario, o chi sono i destinatari di questa promessa? Abbiamo già detto che Israele come destinatario, io penso potremmo anche pensare all'umanità, non è semplicemente il destinatario, è il partner. E abbiamo anche detto che nella promessa in qualche modo Dio già comincia ad operare. E allora può essere interessante provare almeno a fare un accenno, dire: ma Dio che ha fatto, realizzerò questa mia promessa, questa la mia buona promessa, cosa ha sperimentato effettivamente Israele? E mi viene semplicemente da rispondere con le parole che il profeta Isaia, quello che tecnicamente si chiama il Deutero Isaia, dedica a Ciro, il re di Persia. Ciro evidentemente non è un ebreo, è un re straniero, che normalmente Israele ha sempre visto come alternativi, mai come. E qui Isaia arriva a dire: dice il Signore del suo eletto, di Ciro, io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui tutte le nazioni, per aprire davanti a lui i battenti delle porte, e nessun portone rimarrà chiuso. Vado avanti e dice: ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio di Israele, che ti chiamo per nome. Israele in questi 70 anni imparerà a vedere l'azione di Dio anche fuori dalla sua storia. In questo senso realizzerò la mia buona promessa, cioè sarà una scuola di vita. La difficoltà dov'è? È nell'adeguarsi, nel conformarsi ai tempi di Dio. Mi viene da pensare al re Davide, quando parte deciso per fare il Tempio, per costruire il Tempio, e Dio attraverso Natan gli disse: sarò io che costruisco a te una casa. Davide è felicissimo, salvo che subito dopo però si mette a raccogliere legna e tutto quanto per il Tempio, perché dice: sì sì, è vero, il Signore costruisce, ma forse è meglio che io lo indirizzi anche già un pochino. Penso che la difficoltà che abbiamo anche noi, cioè quello dell'adeguarsi ai tempi di Dio.
E allora veniamo quasi alla conclusione, perché forse sto già sforando anche troppo. Geremia, di fronte con questo quadro qui, come suggerisce di vivere i 70 anni di Babilonia? L'abbiamo già detto, insegna a valorizzare la normalità, la vita quotidiana. Penso che uno di quei suggerimenti davvero saggi mi fa pensare, e se avete pazienza ve lo leggo, a un nobile italo-tedesco che risiedeva sul lago di Como, Ignazio Vigoni, che durante la guerra a un certo punto è stato internato come IMI in un campo di concentramento tedesco. Vorrei leggervi come ha vissuto questa esperienza questo tale. Dice: mi prospettai nella sua crudezza la giornaliera vita di prigionia. Compresi che se appena avessi aperto la porta agli istinti dell'insofferenza, della suscettibilità, dell'egoismo, quella vita sarebbe potuta diventare un inferno. Il destino mi aveva voluto sottoporre a questa prova e vano sarebbe stato ribellarmi. Nessuna situazione è assolutamente buona, assolutamente cattiva. In ognuna bisogna riconoscere ciò che vi è di buono, isolarlo e valorizzarlo come esperienza e come dono di Dio diretto al proprio perfezionamento. Feci dunque il mio programma, approfittare dell'occasione che mi veniva offerta per sforzarmi di attuare nel mio piccolo cosmo, giorno per giorno, la legge del Vangelo. Era un cristiano. Accettare i sacrifici, pazientare, rendere bene per male, non odiare nessuno. E tutto questo con cuore lieto. Malgrado certe apparenze, sono un temperamento scettico e freddo, poco incline ad accettare le manifestazioni mistiche. Ebbene, posso affermare che sentii scendere su di me un tale calore di conforto, una tale intimità, un'intima serenità, che quella vita di prigionia, che facilmente sarebbe potuta diventare, come dicevo, un inferno, si risolse invece in invidiabile serenità. È una testimonianza, e questo qui poi morendo ha lasciato la sua villa al governo tedesco perché ne facesse un centro di dialogo italo-tedesco. Per dire però quel suggerimento che davvero Geremia ha dato secoli e secoli fa è davvero un suggerimento prezioso. La seconda cosa, Geremia mette in guardia dai falsi profeti, cioè i profeti con soluzioni veloci. E qui c'è il confronto con il profeta Anania. Anania dice: io romperò il giogo del re Babilonia, entro 2 anni farò tornare. E la storia sarà tutta un'altra. Ma è proprio qui il guardarsi dei profeti falsi è importante, perché non si può sorvolare il tempo. E il tempo è l'occasione per ascoltare la realtà, per ascoltare Dio. Penso che quello che ha fatto Israele in questi 70 anni. E l'ultima cosa, aperti alla fedeltà di Dio in alleanza con Lui. Io penso che davvero la cosa singolare che ha sperimentato Israele è stata questa alleanza con Dio. È quello che anche noi cristiani, proprio sulla radice di Israele, possiamo fare. Cioè il fatto che Dio cammina con noi, il fatto che Dio illumina le nostre giornate. E allora, questo testo qui che è stato scelto appunto da chi ha preparato il tema della giornata, proprio come anche avendo attenzione a quello che stiamo vivendo come pandemia, penso che abbia delle belle indicazioni da darci per come vivere questo tempo. Cioè viverlo accettando quello che giorno per giorno in qualche modo la storia ci mette davanti, anche tutte le incertezze, anche il fatto che i programmi si fanno e si disfano, che è una meraviglia.
ma accettando come una scuola, come un'occasione per imparare e dalla storia e dalla voce di Dio. Penso anche l'attenzione ai profeti facili dobbiamo averla, perché la storia è quella che non è mai così semplice. Io penso che come ebrei e cristiani, e forse abbiamo anche questa grossa possibilità, in qualche modo dovremmo essere anche testimoni di questa alleanza con Dio, che abbiamo l'occasione di vivere questa amicizia con Dio, questo poter camminare, poter ascoltare la sua voce. Penso che è la maniera anche per portare luce, per portare pace in questo nostro tempo. Passiamo la parola con grande piacere a Marco Cassuto Morselli. Leggo due notizie su di lui. Già docente di filosofia ebraica e storia dell'ebraismo presso, scusate, il corso di laurea in studi ebraici del Collegio Rabbinico Italiano di Roma. Marco è presidente della Federazione dell'Amicizia Ebraico-Cristiana in Italia e ha diverse pubblicazioni, tra cui I passi del Messia per una teologia ebraica del cristianesimo e, edito da Marietti 2007, Elia Benamoseg, nostro contemporaneo, Marietti 2017, e poi insieme a Gabriella Maestri ha curato Nuovo Testamento, una lettura ebraica in tre volumi, Castelvecchi 2021, penso che ne abbiate sentito parlare perché sono uscite davvero ottime recensioni. E quindi grazie Marco per aver accettato l'invito. Marco ci parlerà di questo progetto editoriale molto interessante, io orgogliosa di averne fatto parte e ne approfitto, ti lascio subito la parola per dire che sono qui disponibili alcune copie per chi le volesse acquistare nella libreria Stella Maris e quindi sono qua. Chi è interessato si può avvicinare alla fine dell'incontro. Allora, molte grazie per questo invito e mi dispiace di non essere presente. E accolgo l'invito di Cavaglion di venire appena sarà possibile e lo farò con molto piacere per appunto conoscere lui, perché c'era questo legame tra di noi dall'inizio degli anni 80, ma non ci siamo mai incontrati di persona, e poi anche per conoscere appunto l'amicizia ebraico-cristiana di Cuneo e le attività che svolge l'ufficio diocesano per il dialogo. Dunque, la Bibbia dell'amicizia, nel 2019 è uscito il primo volume, sono introduzioni e commenti al Pentateuco, e vedete il cielo di Abramo e il Sinai, il monte di Mosè, e le prefazioni sono di due amici, come Papa Francesco e Rav Abraham Skorka. Erano amici già a Buenos Aires quando l'uno era rabbino e l'altro arcivescovo. Nella preparazione Papa Francesco dice: sono ben consapevole che 19 secoli di antigiudaismo non si possono riparare in pochi decenni. E questa consapevolezza appunto di questa lunga storia dell'antigiudaismo che ahimè non tutti i cristiani hanno. Il Papa ce l'ha e incoraggia a fare progetti insieme, e appunto il progetto è andato avanti e quindi nel 2020 è uscito il secondo volume dedicato ai Ketuvim, cioè agli scritti storici e profetici, e qui immagino in copertina sono le mura di Gerusalemme, la porta di Giaffa, per chi è stato a Gerusalemme la riconosce, e le prefazioni sono del cardinale che si occupa di dialogo ebraico-cristiano presso la Santa Sede, Kurt Koch, e di quella sorta di star internazionale del dialogo che è Rav David Rosen. Con il terzo volume, che è uscito a dicembre, siamo arrivati al Kotel, che impropriamente viene chiamato il muro del pianto, Reshuraki lo chiamava il muro della nostra gioia,
e in questo caso le prefazioni sono affidate a due persone che vivono a Gerusalemme, ossia sulla Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, che è il patriarca di Gerusalemme dei Latini, e Deborah Ruth Weissmann, che è stata presidente dell'International Council of Christians and Jews, cioè della federazione delle diverse amicizie ebraico-cristiane. Io al momento presiedo la federazione delle AIC in Italia, e le AIC italiane sono circa una decina. Ora, dice Monsignor Pizzaballa nella prefazione, anzi cita Emanuele Levinas, un importante filosofo ebreo del Novecento, il quale scrive che la scrittura contiene più di quanto contenga, contiene un surplus di senso, forse inesauribile. Questo surplus di senso resta chiuso nelle strutture sintattiche della frase, nei suoi gruppi di parole, nei suoi vocaboli, fonemi e lettere, in tutta questa materialità del dire, virtualmente sempre significante. Sono a pagina 7 per chi ha il libro e lo vuole sfogliare. Per un verso è un'ovvietà, cioè ogni l'originale che contiene sempre di più delle traduzioni. Non so, e può essere molto interessante leggere la Divina Commedia in cinese o in russo, ma evidentemente leggerla, leggere l'originale ha un altro significato. Bene, questo vale anche per la Bibbia. La Bibbia è un'opera che è tradotta quasi in tutte le lingue che attualmente sono parlate, circa il 98% mi sembra delle persone attualmente viventi possono leggere la Bibbia in una lingua che loro parlano, quindi sono più di 2000, e lingue in astratto sono molte di più, ma quelle parlate sono poco più di 2000. Però questo fatto che sia stato così tanto tradotto poi spesso ha creato una sostituzione, una sorta di sostituzione della traduzione originale. La Bibbia in Occidente è stata letta soprattutto in latino e in greco, e poi nelle diverse lingue nazionali. Allora, uno dei tentativi appunto di questa impresa della Bibbia dell'amicizia, a cui hanno partecipato 130 autori, metà ebrei e metà cristiani, non solo biblisti, ma anche storici, anche filosofi, anche psicanalisti, e è stato appunto di dare una pluralità di letture, ognuno ha seguito un proprio metodo, si va dal metodo storico critico a una lettura di tipo ortodosso o di altro genere, e mettendo da parte le polemiche, cioè ebrei cristiani nel corso dei secoli hanno perduto molto tempo e molte energie a polemizzare tra loro. Allora, sia i migliori ebrei e sia i migliori cristiani, se si mette da parte questo aspetto polemico. Uno degli insegnamenti di questa Bibbia è non essere messi in crisi se l'altro ha una visione diversa dalla nostra. Nell'esegesi ebraica si dice che la Torah possiede tanti volti quanto sono i popoli del mondo. Quindi il testo è uno, ma le possibilità di interpretare questo testo, le possibilità di scoprire altri significati, evidentemente sono infinite, se questa è parola di Dio, cioè parola dell'infinito. Continua Monsignor Pizzaballa: per esprimere questa ricchezza eccedente dell'unica parola, di conseguenza la ricchezza multiforme della pluralità di letture, si può citare il Salmo 62,12: una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Continua Pizzaballa: ecco, in questa Bibbia dell'amicizia si intrecciano due voci, le quali a loro volta diventano tante voci, dato l'apporto di numerosi eminenti esperti dell'uno e dell'altro lato, che interpretano l'unica parola fonte della nostra unità, finché non saremo tutti Echad nell'Echad, uno nell'unico.
La Deborah Ruth Weisman cita un documento dell'ICCJ che si intitola I 12 punti di Berlino, che ha voluto essere una sorta di aggiornamento dei punti di Salisbury, che, da cui ha avuto inizio il dialogo ebraico-cristiano, che hanno portato poi alla dichiarazione Nostra Aetate. In quel documento si invitano le comunità cristiane a attingere alla ricchezza spirituale delle interpretazioni ebraiche delle scritture, e aggiungere a Weisman dicendo che credo che la Bibbia dell'amicizia vada oltre, in quanto mette a disposizione anche degli ebrei la ricchezza spirituale delle interpretazioni cristiane. Dopo le prefazioni c'è cioè la presentazione dei due curatori, che osservano che in questa terza parte del canone ebraico, che un tempo si chiamava agiografi, adesso si preferisce dire semplicemente scritti, sono contenuti dei veri e propri tesori. Sono contenuti i teilim, i salmi, che nutrono la liturgia tanto ebraica quanto cristiana, i proverbi, Mishle, una serie di massime che servono per tutte le circostanze della vita, per condurre in modo saggio le nostre azioni nei diversi contesti in cui ci troviamo, un libro così problematico come quello di Iov, di Giobbe, il Cantico dei Cantici, lo Shir HaShirim, Ruth, Echa, le Lamentazioni, Coelet, Esther, Daniele, Ezra e Nehemia, i libri delle cronache. Secondo la tradizione ebraica, Salomone avrebbe scritto tre libri, ossia in gioventù il Cantico dei Cantici, la gioventù è la stagione degli amori, nella maturità i proverbi, tratta di condursi in modo saggio nelle diverse circostanze in cui gli adulti devono operare, e nella vecchiaia Coelet, lui che era stato così ricco, così potente, che aveva avuto tante vicende interessanti, anche amorose, cosa rimane di tutto quanto questo alla fine della sua vita? Vanità delle vanità. E c'è questa meditazione sconsolata, ed è straordinario che anche questo testo faccia parte del canone. In André Chouraqui, che è un grande traduttore, perché lui ha tradotto in francese l'insieme delle scritture abramitiche, ossia la Bibbia ebraica, il Nuovo Testamento e anche il Corano. Lui era un ebreo algerino, quindi la sua lingua d'infanzia era l'arabo. André Chouraqui ha scritto, a proposito dei salmi: nasciamo con questo libro nelle viscere, un librettino, 150 poesie, 150 gradini eretti tra la morte e la vita, 150 specchi delle nostre rivolte e delle nostre fedeltà, delle nostre agonie e delle nostre resurrezioni. Più che un libro, un essere vivente che parla, che ti parla, che soffre, che geme, che muore, che risorge e canta sul liminare dell'eternità e ti prende e trascina te e i secoli dei secoli dall'inizio alla fine. E il canone ebraico, il canone cristiano sono diversi, ci sono alcuni testi deuterocanonici, cioè che fanno parte del canone cattolico, non di quello ebraico, ma anche c'è un'altra differenza nella disposizione dei volumi. Ora, il canone ebraico, il Tanakh, Tanakh deriva da una sigla che vuol dire Torah, Nevim, Ketuvim, quindi le tre parti in cui si compone la Bibbia ebraica, termina con le parole di Ciro.
Il Signore, Dio dei cieli, mi ha ordinato di costruirgli una casa in Gerusalemme, che è in Giudea. Chi fra voi appartiene al suo popolo, vi si rechi e il Signore sia Dio. E il Signore suo Dio sia con lui. Quindi è un invito alla salita. Il canone cristiano, invece, dell'Antico Testamento, termina con le parole di Malachia. Ecco, io sto per mandare il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile, e ricondurrò il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i loro padri. Bene, radicare il dialogo nella realtà delle tradizioni ebraiche e cristiane comporta non limitarsi ad osservare tale differenza, ma c'è la possibilità di attivare una dinamica dialogica tra queste due conclusioni. Nei nuovi orizzonti dischiusi dall'amicizia tra ebrei e cristiani, è possibile far dialogare tra loro questi testi conclusivi. L'Aliyah, la salita verso Gerusalemme, e la Teshuvah, un'altra parola chiave, il ritorno del cuore dei padri verso i figli e del cuore dei figli verso i padri, sono entrambe fasi propedeutiche alla costruzione di quell'età di giustizia e di pace che è stata promessa, parlavamo della promessa prima, che è stata promessa agli uomini e alle donne di buona volontà. Questo, diciamo, nell'introduzione al terzo volume, e la struttura del libro è che ci sono delle introduzioni generali, una per ciascuno dei libri, e poi ci sono 40 commenti alle pericopi, alternate tra commenti ebraici e commenti cristiani. Avete sentito qualche parola ebraica in quello che io ho letto? Perché in effetti, come spieghiamo il padre Michelini e io nell'introduzione al primo volume, non abbiamo tradotto i nomi propri. Quindi non si troverà Mosè ma Mosè, non Giuseppe ma Yosef. Questo richiede un pochino di sforzo inizialmente, ma dei glossari alla fine dei volumi aiutano a superare questa difficoltà. Non sono stati tradotti il problema dei nomi di Dio. André Chouraqui, di nuovo, paradossalmente, sosteneva la Bibbia è atea, cioè non troviamo nella Bibbia Zeus, da cui deriva Teos. Troviamo due nomi che sono uno un plurale, imbarazzante per quello che dovrebbe essere il testo fondatore del monoteismo, come Elohim, e l'altro una sigla, impronunciabile. Quando nella preghiera un ebreo trova il tetragramma, pronuncia Adonai. Al di fuori di quel contesto ci sono diverse formulazioni, ma una che si sta diffondendo è quello di dire semplicemente Hashem, che vuol dire il nome. Il rispetto per il nome ha fatto sì che poi nelle diverse lingue si parlasse di Kyrios, Dominus, Signore, Seigneur, Herr, eccetera. Ma il punto è la differenza se io so che lì dietro c'è il tetragramma o se invece ne perdo consapevolezza. E c'è un altro problema ancora, che nelle diverse lingue in cui la Bibbia è stata tradotta, al posto del nome sono stati inseriti i nomi delle divinità locali, in coreano, in cinese, in giapponese, in una delle lingue africane. Con il risultato, sostiene sempre Chouraqui, è quello che il testo che avrebbe dovuto portare la rivelazione del nome all'umanità è diventato il ricettacolo di tutti i pantheon. Quindi non abbiamo tradotto i nomi propri, c'è questo problema del nome di Dio. Teniamo sempre la differenza tra il Signore e Dio. Io avrei voluto mettere Hashem Elohim, ma la proposta non è passata, però almeno si tiene la differenza tra i due nomi, perché l'uno indica l'attributo della misericordia e l'altro l'attributo della giustizia, non vengono usati casualmente, e questo neppure nel Nuovo Testamento. E poi alcune parole chiave non sono state tradotte. Per esempio la parola Teshuvah,
Questa è una parola veramente fondamentale nell'ebraismo, nel cristianesimo e nelle relazioni ebraico-cristiane. Insieme a Gabriella Mestre abbiamo fatto questo tentativo appunto di una lettura ebraica del Nuovo Testamento. Pensate quando Gesù, Yeshua, il suo nome ebraico, dice: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Cosa sta dicendo? Sta dicendo agli ebrei che devono smettere di essere ebrei per cambiare religione e diventare cristiani? Evidentemente no. Gli sta dicendo di fare teshuva, che vuol dire smettere di fare il male e comportarsi bene. E questo tema della conversione lo troviamo ancora a proposito dell'esperienza mistica di Paolo, Shaul, sulla via di Damasco. Lui descrive più volte nelle sue lettere e poi anche negli Atti degli Apostoli viene descritta quell'esperienza mistica fondamentale che determina un grande cambiamento della sua vita, mai viene utilizzata la parola conversione. Quindi vedete quanto appunto questa attenzione ai nomi e alle parole sia importante nella lettura della Bibbia. E diciamo che è stato un po' un azzardo, è stata un po' un'avventura, non sapevamo che tipo di accoglienza avrebbe avuto quest'opera all'inizio, perché in Italia, insomma, gli italiani non sono grandi lettori e questo non è un libro neppure facilissimo così da leggere, pur non essendo un libro per specialisti, non abbiamo voluto che fosse un libro per specialisti. Ma invece l'editore San Paolo è stato colpito. Alberto Cavaglione ci saluta, lo salutiamo a nostra volta, e perché sono state vendute diverse centinaia di copie e quindi poi questo ha portato a scegliere di poter proseguire l'opera con il secondo volume, con il terzo volume, e adesso stiamo cercando di vedere se sarà possibile pure un quarto volume, e vi lascio indovinare che cosa sarà questo quarto volume. Mi sembra che il tempo a mia disposizione sia terminato, o sbaglio? Che ora è? Sì, non più o meno siamo agli sgoccioli. Se, non so se c'è un po' di dibattito, se c'è qualcuno che vuole intervenire, insomma ditemi voi, io potrei finire qui o potrei proseguire. Non abbiamo capito, Marco, scusa. Dico, è terminato il tempo a mia disposizione? Volete che prosegua? Qualche minuto possiamo ancora darlo. 5 minuti. Qualche minuto. Allora vi do un esempio di uno dei commenti al primo volume, è di Stefano Levi della Torre. Stefano Levi della Torre è il nipote di Carlo Levi, quello di Cristo si è fermato a Eboli, ed è uno scrittore, saggista e pittore. Lui ha scelto di commentare il brano di Deuteronomio 30, 19, 20. Chiamo oggi a testimoni su di voi il cielo e la terra, la vita e la morte ti ho posto dinanzi, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché tu viva, tu e la tua progenie. Scegli di amare il Signore, il tuo Dio, di ascoltare la sua voce e di tenerti avvinto a Lui, poiché Egli è la tua vita e la durata dei tuoi giorni. Allora, innanzitutto, se c'è una scelta, vuol dire che noi siamo liberi. Questo è un tema importantissimo della Bibbia, la libertà. E essere liberi vuol dire essere responsabili delle proprie scelte. Se noi scegliamo il male, poi non possiamo accusare Dio perché ci troviamo il male sulla nostra strada. È una conseguenza della nostra libertà. Bene, questo commento di Levi della Torre, che è molto bello, è uno dei miei preferiti, termina con queste righe che ora vi leggo. Scegli dunque la vita, affronta i suoi sentieri incrociati, affidandoti a colui che per la vita ha formato la luce e creato le tenebre, che ha prodotto la pace e creato il male, Isaia 45,7. Poiché il bene e il male, come ogni cosa, fanno capo al Signore. Il tetragramma, di cui abbiamo parlato prima,
E sta detto si compone di due suoni, l'uno ya di gioia e l'altro di dolore, perché queste sono le polarità che animano il mondo e ogni esistenza. Grazie. Grazie a voi. Abbiamo qualche domanda veloce? Quando pensate, va bene. Va bene, allora penso che possiamo chiudere qui questa sera. Così è stato un po' anche, soprattutto grazie anche all'intervento di Marco Morselli, un po' provare a entrare anche un po' di più in questo mondo del dialogo tra appunto cattolici, tra cristiani ed ebrei, che penso che sia uno dei dialoghi che in questo momento sta vivendo anche un momento più promettente, e non nel senso che ogni strada ha la sua strada, ma effettivamente ci si sta avvicinando, e questo penso che è un altro bel segno della realizzerò la mia promessa. Cioè, quando si cerca insieme con tutto il cuore la strada, nell'onestà, nell'ascolto, anche nella non pretesa di dover insegnare agli altri, sicuramente ci si conosce bene, si conoscono tante cose che aprono le prospettive e ci si accorge che alla fine siamo figli dello stesso Dio. E questo sicuramente è una cosa bella che stiamo sperimentando. Penso anche che la Bibbia dell'amicizia in questo senso possa dare davvero un grande e bel contributo, perché è il libro comune che abbiamo. Il testo è esattamente lo stesso, e quindi poi certo abbiamo tradizioni, abbiamo mondi, esperienze molto diverse, ma sicuramente si può dialogare, si può camminare insieme, si può imparare l'uno dall'altro. E se permettete dico solo una cosa che a me forse è stata la prima per cui che mi è rimasta molto impressa. Qualche anno fa commentavamo i comandamenti, le 10 parole, e io mi ricordo molto bene un commento di Davide, il marito di Mirella. Davide non è un biblista, neanche tu, però ha detto una cosa che mi disse: io ci ho pensato, ma io ubbidisco magari i miei genitori, ma li onoro. Ma per me è stata una di quelle cose che mi porterò sempre dietro nella vita. Cioè io penso che l'uno con l'altro davvero può essere da questa Bibbia dell'amicizia, dove l'uno spiega all'altro le cose. E poi, se dovremo trovare strade per avvicinarci di più, il Signore ce le indicherà. Ma forse va bene anche avere i tempi del Signore, i 70 anni di Babilonia o quello che vorrà Lui. Ma penso che è proprio bella questa strada che stiamo percorrendo. Quindi che il Signore ci dia a tutti il desiderio, il coraggio, la forza di continuare. Alla prossima. Vedremo che potremo ancora continuare questo cammino. Buona serata a tutti, buona serata anche a chi ci ha seguiti da casa.